di RMT, buonasera, ben ritrovati a un nuovo grandissimo appuntamento di Q&A Live. E questo, come avete sentito, è davvero molto live. Buonasera certo a Cristian Salaroli. Ciao. Ciao. Ciao Vito, ciao a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere qui, il microfono è quello da quella parte, per parlare con me. E poi naturalmente abbiamo anche il nostro grandissimo amico che è Patrick Moschen. Ma ciao Vito. Ma ciao a te. E poi un nuovo amico, nel senso che la prima volta che viene qui, ma è un caro amico da parte di tutti noi, che è Andrea Siberga. Adriano Siberga. Ciao Vito, buonasera a tutti. Ciao a te, ciao a tutti. Zio Adri. Vai zio. Allora, zio Adri, infatti, conosciuto prima su Facebook, tra le altre cose, poi finalmente dal vivo a Cerea, e poi, dopo, da lì, basta, da lì si è aperto un mondo. Grazie. Allora, questa sera rigorosamente, Chris, rigorosamente live si diceva, quindi niente musica per quel che riguarda il PC della radio, ma tutto rigorosamente live, giusto? Giusto. Diciamo che cercheremo di essere come nel salotto di casa o nel nostro studio, insomma, sì, nel suonare. Cercheremo di fare questo? Cerchiamo di fare questo, di far sentire qualcosa di sincero. Allora, intanto cominciamo a spiegare per quale motivo avete fatto questa prova iniziale carina, dedicata a qualcuno, immagino. Allora, questo è per fare gli auguri a mia figlia Giulia, che venerdì compie 9 anni, siccome mi segue sempre nei concerti, insomma, nelle interviste, quindi è un piacere farle questa piccola dedica blues. Perfetto, quindi auguri Giulia, auguri, auguri Giulia. Va bene, allora abbiamo aperto con questo modo, adesso invece cominciamo a parlare di musica, la tua musica, quindi il blues. Certo. Intanto molti amici ci hanno scritto già al 371-39-76-248, perché nei giorni scorsi appunto abbiamo detto che stasera saresti stato qua. E molti ci hanno chiesto, ma Cristian Salaroli è poco conosciuto, meno conosciuto rispetto ad altri artisti che abbiamo avuto. Non proprio zero conosciuto. Assolutamente. Però poi abbiamo ricordato appunto che già l'anno scorso o due anni fa appunto, certo, hai fatto un'intervista, quindi pian piano insomma abbiamo fatto sentire anche i tuoi pezzi e da lì, ah cazzo è lui, va bene. Ci siamo ricordati. Ci siamo ricordati. È il caso, ovviamente, di cominciare a far sentire qualcosa, quindi adesso stasera qui. Certo, certo, questa direi che è l'occasione giusta, anche sì, perché io sono proprio un animale da live, non sono molto inquadrato e mi piace proprio suonare, per me è anche una valvola di sfogo, se vogliamo. È una cosa che mi dà piacere, quindi essere qua per me è un piacere, poter avere la chitarra e poter suonare un po' con Patrick, che è un caro amico, è un musicista anche lui, che ha bisogno sono due anni, no infatti, ma sono due anni, vuol dire che ci sentiamo e certo, continuiamo sì, a sì, passare sì, più passivo. Anche perché tu sei spesso in Trentino in realtà. Io vengo per lavoro, perché esatto, come sai, insomma, sì, diciamo che cerco di conciliare le mie varie anime, abbastanza disgregate per la verità, quella di musicista, quindi di bluesman, quella di alpinista e quella di medico, che era poi la mia vera professione, insomma, a seconda di come la si guardi. Qualcuno dice che sono un musicista con la B della medicina o viceversa, secondo di come la si guarda. Però vengo perché lavoro e sono fiero di lavorare con l'aiuto al Pindolomites da tanti anni. Perfetto. Ed essere un medico di questo bellissimo gruppo di persone che fanno soccorso in montagna con l'elicottero. Assolutamente. Quindi transito spesso, anche se a ore più improbabili di questa. Esatto. Stasera mi sono fermato ad un'ora molto più urbana, ho portato gli altri. Sei riuscito ad atterrare. Abbiamo fatto davvero di tutto per poterti avere qui, perché sennò davvero non si riusciva a. Sì, almeno devi fare una trasmissione alle 2 del mattino, quando di solito transito sulla Brennero. Si potrebbe fare una prossima si volta può facciamo. Fare, volendo, si può fare. Va bene. Poi di solito è l'ora a cui io suono la chitarra, alle 5 del mattino, prima di andare a fare il turno, a tarda notte, quando i bambini dormono, insomma. Giustamente. Cerco di. Di svegliarli. Esatto, tutto il condominio. Naturalmente. Vabbè, saranno tutti comunque felici di essere svegliati dalla tua musica, eh? Sì, ma non lo so, dipende. Il blues è un genere un po' particolare, bisogna farci un po' l'abitudine, se vogliamo. Anche suonarlo non è così, non è una cosa così immediata. Penso che, non so Patrick, se sei d'accordo comunque. Ah, io sono sempre d'accordo un po' con fuori. Te. Non potrei non essere È un po' fuori dagli schemi, anche se uno comincia a suonare la chitarra anche elettrica, facendo delle cose, diciamo, tra virgolette, più normali, più rockeggianti, il passaggio sul blues è sempre una cosa che richiede un po' un adattamento, no? Quindi anche nell'ascolto, perché non è una musica semplice. Penso che è fondamentale, quando si ascolta musica, sentire qualcosa che diverte, qualcosa che ti prende, piace, quindi
è la stessa cosa per suonare. Assolutamente. Quindi a questo punto emozioniamo i nostri ascoltatori? Sì, dai, va bene. Facciamo qualcosa dal vivo, giustamente. Poi provarci ci richiede sempre. Io metto le mani avanti perché... Tu subito, tranquillo, poi non stai bene. Oggi siamo che facciamo ciclisti, non è molto bene, quindi proviamo a fare il giro. Io spesso mi metto, facciamo Gotta Be a Change. È un pezzo di, è in là. È un pezzo di Albert Collins che è stato poi rivisto da, soprattutto da Johnny Lang, sì, a cui io diciamo mi ispiro, è un chitarrista che ho sentito molto, anche se è l'unico che è 10 anni più giovane di me, nel senso però ha fatto una carriera, chi lo conosce lo sa, cominciando giovanissimo a suonare. Certo. E io spesso mi metto a casa anche da solo col looper e suono questo pezzo perché mi dà sempre un sacco di emozioni, un sacco di groove. Spero che piaccia anche a loro. Sì. Perfetto. Poi nel frattempo mettiamo su un attimo e vi sposto un microfono, perché se non dobbiamo parlare mai. Thank you.
straordinari davvero. Grazie.